Michele, Sembra la nostra prima cavia, in realtà non proprio la prima. come non proprio la prima? No, non dirmi così, mentimi piuttosto, dimmi che sono la prima. Abbiamo 13 volontari che si chiamano vittime sacrificali, però sono programmatori. Quindi tu sei la prima che appartiene alla specie umana propriamente. Ti faccio vedere quello che di fatto è il nostro primo prodotto che stiamo dando al grande pubblico, che è un ambiente di sviluppo super semplificato per fare applicazioni AI. Ora, cosa cavolo sono queste applicazioni AI? Lo vedrai nella demo che ti faccio. È un prodotto per programmatori. Vogliamo democraticizzare lo sviluppo di applicazioni AI, fornendo un ambiente immediato per fare tutto. Quindi andiamo direttamente su GitHub. Siccome devi creare un ambiente di sviluppo, un modo rapido per crearlo è andarlo a creare direttamente su GitHub. Dobbiamo fare una biforcazione, cioè in pratica dobbiamo prendere il codice che noi forniamo come punto di partenza e creartene una tua copia. Quindi se tu clicchi sul bottone fork, clicca su fork, ecco, create un fork sul tuo coso, digli ok, va bene così, quindi create Create fork. ok. Adesso creiamo il tuo ambiente di sviluppo. Clicca su code, seleziona Codespace e poi fai Create Codespace on main. Eccolo qua. Quindi vai lì, vai. Ti ho detto, sembra il pannello di controllo di un'astronave. È quello che utilizzano i programmatori per scrivere il loro codice. Raccontami Un po' del cane, d'impazienza. fa sempre ridere. È lì. Non so se riesci a vederlo. Ah, bel cane. Sì, è un L'avventura del coglione. cane. Cosa ha combinato questa settimana? Allora, ha litigato con parecchi vicini, odia profondamente cioè non un bassotto in generale, qualsiasi bassotto. E no, non capisco perché. Cioè, è proprio la razza che lui non riesce a sopportare. E qua è pieno di gente che ha bassotti, quindi immaginati con la mia vita quando esco di casa con lui. Quello che vedi tu è un editor, adesso lo vedi, è praticamente un editor molto famoso che si chiama VS Code, Visual Studio Code, è un editor sviluppato dalla Microsoft e in pratica questo editor, l'editor è l'ambiente che usano tutti i programmatori, praticamente è il laboratorio dove si scrive il codice. E con la modalità Codespace tu non devi installarti tutto nel tuo computer perché ci sono parecchie cose, è immediatamente disponibile via web. Quindi adesso, quindi lanciando semplicemente sullo start di Nuvolari su Codespace hai l'ambiente pronto all'uso e l'unica cosa che ti servirà adesso è mettere la username e il password che quella che ti ho dato per accedere a Nuvolari. Quindi adesso finita l'inizializzazione, perché adesso sta facendo alcune inizializzazioni, vedrai che adesso ti chiederà lo username e il password. Questo è lo username di Nuvolaris. Premi Ambra, premi invio, ok, e adesso vatti a copiare la password. Riprova, Ambra, ok, Ambra. incolla la password, Ok, ok. fatto. Oh, sei loggata, benissimo. Adesso tutto pronto per Nuvolaris e adesso ti faccio vedere un po' di cose. Scrivi deploy. Invio. Allora, in pratica noi ti abbiamo dato un accesso su Nuvolaris che è l'ambiente completo per sviluppare applicazioni AI. Questo è solamente l'editor, cioè il posto dove tu lavori, ma dove viene eseguito tutto quanto è su Nuvolaris. Quindi adesso tu stai prendendo il codice di MastroGPT, che è sostanzialmente il nostro demo o comunque punto di partenza, e lo hai caricato su Nuvolaris. Se adesso clicchi su vedi che è apparso un link https ambra-nuvolaris.dev, clicca lì. Clicca sul link e aprilo, aprilo e ti si aprirà uno schermo. Apri, ecco. Eccolo qua. Questo è Molto MastoGPT. bello.
Questo è il terminale dove dai i comandi. Adesso scrivi devel per andare in modalità di sviluppo. La modalità di sviluppo è assolutamente interattiva, quindi quello che fai lo vedi immediatamente, viene immediatamente eseguibile. Adesso apri il browser, lo personalizziamo per il tuo sito e ti facciamo il tuo sito personale. Adesso clicca sull'altro tab dove c'è scritto WordPress, ok? Questo. Adesso questo qua è configurato per essere l'intelligenza artificiale del sito della Open Source Initiative, è un famoso sito per programmatori, ok? Bene, adesso cambiamo e lo adattiamo a te. Vai su WordPress PI, WordPress, perché questa è un'altra chat. Quindi qui. Sì, questa qua, WordPress PI. Benissimo, adesso cominciamo a configurarla. Mettici il tuo sito, criticalwork.com. Ma Criticalwork. non devo cliccare ok, non devo fare invio. Mettici mission. Start page, mettici mission. Mission. Ok, perfetto. Salva questa cosa qua. Benissimo. Torna alla chat. Torna alla Sì. chat e clicca di nuovo su WordPress. Clicca su WordPress. Ta-da. Ho cliccato. Che Yeah. cazzo, che figo! È il tuo sito. Solo, vabbè, qui dice welcome website dell'Open Source Initiative. Aspetta un momento, vabbè, digli che sei. Torna sul codice e digli che sei Ambra Danesin. Scrivigli benvenuto al sito di Ambra Danesin. Benvenuto nel sito di Ambra Danesin. Ok. Quindi Ok. se io vado qua e faccio di nuovo WordPress. WordPress adesso ti dice benvenuto. Adesso ti faccio vedere la cosa intelligente perché sta esplorando il tuo sito e risponde in maniera adeguata. Quindi adesso per esempio provo a chiedergli, vabbè, chiedi dove ti trovi. Dove ti trovi? Hai visto che ha cambiato la pagina? Esatto. Perché ha capito da quello che lui ha chiesto quale pagina gli devi dare. Quindi adesso prova a chiedere quali servizi professionali fornisci? Quali servizi professionali fornisce? Quindi, ecco, e ciò che vedi che cosa Pazzesco. ha cambiato? Cioè, lui praticamente, tra l'altro, adesso lo istruiamo per chiedergli la tua email. Quindi adesso lo utilizziamo per mandare la tua email. Quindi adesso andiamo lì e gli cambiamo il ruolo. Quindi, Dici adesso WordPress che hai? sì, allora sotto vedi? Cambiagli il ruolo. Ok. Bene. E cambiagli anche l'email, quindi mettici il tuo email. Quindi mettici il tuo email. Ok. Domanda, se io gli metto invece della mia mail del sito, tipo la mia mail con Gmail perché vado meglio, è una cosa che posso fare o dato che sta prendendo le informazioni dal sito mi crea problemi? Allora, l'email è quella che configuri qui, però deve essere autorizzata. Quindi, se ti ricordi, l'abbiamo autorizzata prima. Quindi, per ora devi Ok, usare. quindi io posso mettere la mia, quella con Gmail. Sì, la con Gmail devi mettere. 91 altri gmail.com. Perché lui adesso proverà a mandarti un'email, Ok. ma la può mandare solo se usi questo. Cambiagli anche grazie per avermi dato la tua email. E digli di nuovo come puoi aiutarmi? Sì. Chiedi ciao, come puoi aiutarmi? Ecco. Sono Ambra, recruiter, sarei felice di poter. Per fornirti ulteriori informazioni riguardanti il processo, potresti gentilmente fornirmi il tuo indirizzo email? In questo modo potrò. Perché nelle istruzioni gli ho detto di chiedergli l'email. Adesso, per esempio, dici, ok, la mia email, scrivi la mia email è Michele@baracom. Ok, la mia email è Michele chiocciola sciabarra.com. Chiocciola sciabarra.com. Così, giusto? Grazie per l'email. Quando ha dato le cose, eccetera. E adesso tu dovresti aver ricevuto un'email perché l'abbiamo configurata. Quindi va a controllare se è arrivata. Eccola qui. Eccoti la mail che riepiloga quello che hanno detto e ti ho mandato la mia email. Quindi adesso tu hai un assistente virtuale che Che risponde figo! a te, che
E se vuoi, questo qua lo puoi tenere, lo diamo a tutti e lo pubblicizziamo. Quindi il sito c'è già, Bellissimo. quindi, lo devi deployare. Quindi adesso torna indietro. Torno indietro sempre qui, intendi? No, nell'editor. Ok. Vedi, qua sei in modalità sviluppo. Scrivi Ctrl C. Ok, adesso praticamente è in sviluppo. Adesso scrivi deploy. Scrivi deploy e adesso il sito ambra.nuvolares.dev è operativo e tutti possono contattarti via email utilizzando la nuova scheda. Vai su ambra.nuvolares.dev, ambra.nuvolares.dev, Ok. ecco, bene. Eccoti su WordPress, clicca WordPress, ok. E adesso c'hai il tuo sito virtuale. Questo qua lo possiamo lasciare, così chi vuole ti può contattare Allora, Ambra, come vedi, hai sviluppato il tuo assistente virtuale e te lo diamo pure, quindi lo puoi utilizzare per avere contatti nei recruiter. Vediamo quanta gente verrà a contattarti. Che ne pensi? È bellissimo, cioè, quando mi avevi detto che avremmo fatto l'assistente virtuale non avevo ben capito in che senso, ma è tipo, spettacolare. Quindi sono un sacco curiosa anche di vedere come funzionerà, chi mi contatterà lì e niente, quindi grazie. Bene, ok, grazie a te e alla prossima, perché non finirà qui. Ciao. Ovvio. Voglio essere la vostra prima cavia. Sì, Bene, sarà il primo sito pubblico che utilizzerà Nuvolaris. bene. Va bene, ti ringrazio. Ciao ragazzi, un Ciao. bacio, grazie ancora. Ciao.